Capogruppo Ruzzoli, effettivamente la città metropolitana può candidarsi alla sfida della gestione diretta della tangenziale? Ma questa è la sfida che il Consiglio, nella sua interezza della città metropolitana, andando oltre le differenze e pensando all'unico interesse che è quello del territorio, ci ha creduto e ha fatto un ordine del giorno che va in tal senso. Devo dire che questo ordine del giorno non abbiamo potuto farlo anche perché con l'ultima modifica del nuovo codice degli appalti è una procedura che ci è permessa, mentre prima non lo era. Quindi a coloro che ad esempio ci dicono che forse in questo passaggio siamo antistorici, devo dire che in questo caso siamo in buona compagnia, perché il governo, con l'approvazione del regolamento, il nuovo regolamento dei codici appalti, in modo specifico e puntuale ha previsto questa opportunità. Noi crediamo che questa sia un'opportunità, crediamo che la città metropolitana, che già oggi in autonomia gestisce 3.000 chilometri di strade, abbia i numeri per gestirne anche 300 in più. Noi crediamo che non manchino, come dire, le intelligenze e le risorse all'interno, ma ciò non vuol dire che non possa rivolgersi all'esterno, o come già oggi partecipa ad una società con il 18% in questa gestione. Quindi credo che l'esperienza, come dire, non manchi, le risorse umane non manchino, e quindi credo che sia giusto e opportuno provarci. Ciò significherebbe tenere le risorse che da questa gestione ne derivano sul proprio territorio, e quindi evitare che le eventuali certe e sicure risorse che derivano dalla gestione del sistema della tangenziale vadano magari a sovvenzionare nuovi tratti di autostrada al di fuori del nostro territorio. Quindi l'interesse principale è sostenere il nostro territorio, fare in modo che se si creano delle risorse, le risorse restino sul territorio.